Allora Davide, spero tutto bene e oggi invece comunque apriamo un pacco, ma tu stai bene? Sì, sto bene, sono pronto, dai. Ma sei molto fashion, E anche oggi sono fashion, va bene, eh? Ascolta, è un marchio che a noi piace tanto, mi devi dire di che marchio si tratta, quanto pesa la scarpa, di che scarpa si tratta, sapendo che comunque tu sei molto informato e quindi è un modello che è appena uscito sul mercato italiano. dai. Ah, caspita, dai, allora sono curioso di vedere se lo indovino. Vai, lancio. Ma secondo me l'hai già visto, eh? Vai. Allora, apriamo, vabbè, anzi, metto la maschera prima. Procediamo. Vai, procedi con l'apertura. Ti ho già preaperto un po' il pacco, così si velocizza tutta l'operazione. Vediamo di cosa si tratta. Bel colore, ne ho vista in internet, ma questo colore è migliore. Sì, aspetta che tolgo dentro per vedere. Di che marchio si tratta? Allora, da lento ni, nel senso un po' rigida, magari per una via di mezzo, per fare qualche lavoretto. La suola, il battistrada così, mi sembra comunque non morbidissimo, eh. Lo sento duretto, però lo sento tanto alto qua. Beh, comunque è una scarpa a 4, eh. Saucony hai qualcosa? Non lo so. È una Saucony. Guide nuove? Sono le guide nuove. Ah, infatti sentivo la parte dentro molto alta. È rimasta la maschera in Power Run, Solito però Power Run, sicuramente. ci sta, nel senso per una scarpa antipronazione tenere quella mescola lì più dura, più stabile, sicuramente ottima. Bella. Ascolta, facciamo come al solito una cosa, una piccola pausa tecnica, facciamo un brainstorming, le provi e poi dopo mi dici quali sono secondo te le caratteristiche. Va bene, dai, proviamo subito. Allora, Davide, sicuramente la scarpa, questa Guide 17, è cambiata ed è, credo, migliorata, almeno a livello di stabilità. Come l'hai vista? Allora, avendo provato proprio qualche mese fa il modello precedente, ti devo dire che è sicuramente migliorato, in meglio ovviamente. Primo impatto, sicuramente la suola che si è allargata sia davanti che di dietro in maniera molto evidente, una pianta molto più larga, con anche tutta la parte del tallone bella, bella piena di materiale. L'altra cosa che ho trovato ottima è l'allacciatura con la calzata e tutto. Hanno migliorato la linguetta, leggermente più elastica. I lacci no, invece sono rimasti sempre i soliti, quelli ovviamente squadra che vince non si cambia. E poi altra cosa che ho notato è forse leggermente più dura la mescola rispetto all'altra, anche se è lo stesso Power Run, però così a primo impatto mi sembrava leggermente più duro. Ovviamente ci sta, è una scarpa da pronatori. C'è un'altra cosa, è che non c'è più l'inserto plasticoso come nell'altro modello che si notava, mentre adesso è in sé proprio il Power Run che è salito. Proteggere tutta la zona interna per non cedere, e quello secondo me è meglio perché io con l'altra scarpa se lo sentivo proprio questo inserto in mezzo che mi dava un po' fastidio dopo un po', mentre qua essendo tutta mescola secondo me può dar meno fastidio a chi magari è un leggero pronatore e vuole provare questa scarpa per correggere magari un attimo la tecnica di corsa, quindi molto bene da questo punto di vista. Diciamo che hanno adottato una nuova tecnologia che appunto consente di restare sui binari. Invece, come hai visto, lato maglia che mi sembra abbastanza traspirante. Maglia sì, è composto da due strati di tessuto che fa passare un po' l'aria in mezzo, quindi sicuramente dà un ricircolo in tutta la zona davanti, bene, nel senso, secondo me con un'ottima traspirabilità. Poi i soliti tutti insertini in plastica qua che tengono bene il piede e l'allacciatura. Rimane sempre tutta la zona del tallone, del tendine, così comunque flessibile, spaziosa. Quella non crea mai problemi, l'hanno tenuta uguale e rimane il pull tab qua dietro per allacciare, per allargare l'entrata del piede. Forse l'altra cosa che hanno cambiato è che a livello di battistrada c'è più mescola in vista senza protezione in mezzo, quindi boh, magari si consuma un po' prima, anche se comunque l'hanno alzata, l'hanno
la zona qua, quindi... Beh, tu raccontavi in un video precedente che solitamente il battistrada di Soconi, molto leggero, era comunque quello che resisteva meglio. Sono curioso di capire come invece questo modello si comporterà. Secondo me si consuma prima sotto che la mescola in sé, però poi bisogna vedere. Comunque tutte le altre scarpe, il Power Run ha comunque sempre tenuto bene. L'ultima cosa invece che ti chiedo, a parte il fatto che, come avevi già notato, utilizza la mescola standard Power Run mentre la soletta è con il Power Run Plus, l'ultima cosa che ti chiedo, c'è scritto che il drop è 6, come l'hai visto? La soletta dentro sì, solita in Power Run Plus, questa io la metterei dappertutto, anche nelle ciabatte, cioè questa secondo me è la soletta migliore che ci sia sul mercato. Poi sì, il drop nel senso non è così eccessivo, però ci sta per una scarpa comunque da pronatori, va più che bene. Un'ottima scarpa davvero, con grandi passi avanti rispetto al modello precedente. Complimenti Saucone, perché sta facendo davvero dei modelli che si migliorano a vista d'occhio in ogni modello che esce, quindi davvero tanta roba. Va bene, grazie Davide, il tuo video delle migliori scarpe Saucony è stato uno dei più visti del canale. Stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Adesso è uscito il video tanto atteso del confronto tra le due Saucony, e spero che vi piaccia e sicuramente aiuterà tanti corridori a scegliere la scarpa giusta. Alla prossima, ciao!